meno osso. In questi casi abbiamo detto che possiamo fare gli zigomatici. Supponiamo che io invece avessi ancora meno osso, proprio un viso deformato, una mascella deformata. Supponi che l'osso va tutto verso l'alto, qua nelle zone posteriori, e magari è anche un paziente oncologico che gli hanno tagliato tutta questa parte, anche mezzo zigomo qua. Capito? A questo punto gli diciamo che te non c'è più niente da Ah, si può fare. fare. Allora utilizziamo un altro laboratorio. Usiamo loro. Eccolo qua. Plac. Ok. Placche che di per sé danno anche meno problemi. Ce le facciamo arrivare dal Belgio. Se hai infezione, per esempio, attorno a questo impianto, a questa connessione, tagli questo braccetto qua, qua e qua, 10 minuti e richiudi e usi solo questi 5. Se dà problemi una placca, la svitti, come l'hai avvitata, la risviti. Fai un'altra impronta e ti fai produrre un'altra sezione. Sono impianti esterni questi. Sono alla fine, se voi vedete l'ortopedico, li usa da tanti anni anche il maxillofacciale. Quante ne usano di ferro e quando uno fa un incidente stradale ti bloccano la mandibola, la rimettono insieme. Non è niente di nuovo questo. Okay, sono semplicemente delle ferule che tengono uniti le parti ossee. In questo caso servono per creare poi dei pilastri su cui ci avviti la protesi.